È da circa 250 miliardi di anni che è stato creato il nostro mondo. Ed è allora che lo spirito umano è disceso sulla terra. L'attimo in cui l'anima umana si è separata da Dio è uno fra i più sublimi dell'esistenza. Nel mondo degli angeli questo avvenimento è stato definito l'alba dell'anima umana. L'anima si libera dalla sua fonte primordiale come un raggio divino, entrando nell'infinito universo per realizzare il suo compito. Lo spirito umano ha attraversato gradualmente tutti gli aspetti della vita, finché è giunto all'ultimo, l'aspetto umano. Lo spirito umano però si è portato dentro tutti questi aspetti che ancora oggi continuano a vivere in lui. Egli non potrà mai liberarsene. L'uomo è passato attraverso diverse razze, l'odierna è la quinta. Sta venendo l'ora della sesta razza portatrice delle idee nuove e luminose. Anche questa razza non sarà l'ultima. Lo scopo dell'uomo è perfezionarsi di continuo per poter giungere a somiglianza degli angeli ed essere padrone di sé stesso e dell'universo, diventando così un vero collaboratore di Dio. Agli angeli è stato conferito un grande potere, amministrare sistemi solari. Anche l'uomo, inconsapevolmente, aspira a questo potere, ma non essendo ancora preparato e non sapendo come conquistarlo, comincia a governare i suoi simili, incorrendo in errori e contraddizioni. Con i suoi simili devi comportarti da fratello, finché arriverai ad essere un angelo per poter governare e lavorare assieme a Dio. Il risveglio dell'uomo viene determinato dalla sua gratitudine. Soltanto chi è riconoscente di tutto è in grado di risvegliarsi. La gratitudine è la forza che risveglia l'uomo dal sonno.
In tal modo egli attira l'attenzione di Dio. Il risveglio dell'anima umana non implica tanto il volgersi del peccatore a Dio quanto la liberazione del divino che è nell'uomo da tutte le concezioni erronee, da tutte le illusioni in cui si trovava. Che cosa significa rassegnarsi? Vuol dire che in qualsiasi situazione ci si trovi, la nostra anima deve rimanere immune da ogni amarezza. Vi siete conciliati col prossimo? Se avete risolto questo compito, ve ne rimane ancora uno: conciliarvi con voi stessi. Il donare è uno dei processi più sublimi della natura. Chi dona, riceverà. Questa è la legge dell'abbondanza universale. Donate tutto con amore, perché il vostro dono sia benedetto. Ogni vostro dono sia fatto con la coscienza che appartiene a Dio e non a voi. Siate sorgente in continua elargizione. Ogni sofferenza viene ad indicare che sta per iniziare qualcosa di nuovo che si deve imparare. Quando il dolore comincia a scemare, subentra la gioia che assume il suo compito. Il dolore scende, la gioia scende. Migliaia di anni sono trascorsi prima che il grande spirito della vita abbia potuto educare l'uomo e risvegliare nella sua anima l'amore per il mondo spirituale, che lo indirizzi alla via di quella grande aspirazione universale che chiamiamo elevazione spirituale. Pronunciando la parola Dio, intendo quell'eterno inizio, quell'abisso, quel grande fondamento della vita. Dunque, la porta del tuo intelletto e del tuo cuore deve essere sempre aperta, perché tu possa sentire la voce di Dio che ti dice: esci dalle tue ormai vecchie concezioni, esci dalla tua vecchia vita ed entra in quella nuova, aperta ad una nuova concezione della vita. Dovete pensare a Dio come a ciò che vi è di più bello e di più sublime nel mondo. Tenendo il pensiero rivolto a Dio, alla fine vi si manifesterà. L'amore per Dio è la chiave che libera l'uomo dal suo destino. Questo amore gli insegnerà la legge del servire. Quando uno decide di mettersi al servizio di Dio, allora si libera dal suo duro destino, dalla tetra schiavitù in cui è caduto. Allora si spezzeranno le catene che attanagliano le sue gambe. Tutto ciò che possedete sia fonte del vostro entusiasmo, siate entusiasti del vostro intelletto, siate felici di avere un cuore che porta calore, gioite di avere un'anima ricca di tutti i beni divini accumulati in milioni e milioni di anni, siate contenti del vostro spirito che segna la via verso Dio. Perché dovete avvilirvi? Siate contenti di tutto ciò che vi è stato dato e vivete seguendo la legge divina. Siate felici di essere venuti sulla terra per studiare.
la vita pura fa sangue puro. L'organismo della gente di oggi è contaminato dalla carne, dal vino e da tanti altri alimenti, mentre il nostro corpo spirituale è contaminato dall'avidità, dall'astio e dall'odio. Amate una persona, ma non appena vi dice una parola offensiva cominciate ad odiarla. Non avete la minima idea in che terribile veleno si trasforma l'odio nel vostro organismo. In questo caso siete voi stessi a procurarvi il male. Anche la superbia è un veleno. Avete bisogno di purificarvi. Il verme striscia per terra perché ciò dipende dalla sua spontanea volontà, perché ha scelto questo modo di vita. Un giorno, quando si trasformerà in farfalla, abbandonerà la vecchia vita ed entrerà in una vita nuova e migliore. La farfalla si distingue dal verme per una maggiore intelligenza e per essere padrona del suo destino. Dio dispone di infiniti modi specifici per ogni persona, per manifestarsi in ogni anima e incoraggiarla a progredire. Studiando la direzione in cui ci si muove, si perviene alla verità, che è tanto indispensabile all'intelletto umano quanto la luce ai nostri occhi. Come la luce del sole ed i suoi raggi sono necessari al mondo fisico, così il mondo intellettuale e spirituale necessitano della verità e dei suoi raggi. La prima legge fondamentale esige l'applicazione della verità. Il regno divino non ammette nessun inganno, di qualsiasi carattere esso sia. La seconda legge fondamentale è l'applicazione della saggezza e del sapere. Il mondo della ragione richiede a tutti gli uomini di studiare con perseveranza ed amore. Si vive finché si studia. La vita non è nient'altro che un'incessante aspirazione al sapere che viene dalla suprema fonte divina. La terza legge fondamentale è l'amore che genera la vita. Ciò significa che l'uomo deve aspirare alla saggezza divina che dà sapere, alla verità che dà libertà, all'amore che dà vita, alla vita che dà gioia, al sapere che dà forza, alla libertà che dà respiro all'anima umana. Godete del sole che sorge e tramonta, godete dei fiori che fioriscono e diffondono il loro profumo, godete delle sorgenti che scorrono, godete degli uccelli che cantano, godete di ogni persona che, incontrandola, vi sorride. Dio parla tramite tutto ciò che è vivo e vi saluta. Ho detto, ciò che sapete riguardo ai colori che vengono usati per il vestiario della gente si riferisce anche ai loro pensieri e sentimenti. Ogni pensiero,
Ogni sentimento, ogni azione è rivestito di un dato colore come in un abito. Si può dire che l'uomo è un tessuto. Il cosmo intero tesse continuamente. Dal mattino alla sera il vostro organismo sarà attraversato da tutti i pianeti. Anche di notte, quando dormite, il vostro sosia astrale sarà sotto l'influsso di queste correnti, ma sotto un'altra forma. Così, sia quando siete svegli che quando dormite, tutta la natura continua a lavorare su di voi. Che cosa simboleggia l'armonia nell'uomo? Il coordinamento delle sue forze. Come un musicista accorda il suo strumento secondo una data chiave, così ogni uomo deve accordare le sue forze e le sue energie secondo una determinata chiave, quella dell'amore, che è l'unica forza in grado di creare armonia, cioè di mettere in accordo le cose. Costruisci la tua casa coi fili dell'amore, intessila coi fili della saggezza, rafforzala coi fili della verità. Allora imbandisci una mensa nella tua casa ed invita l'amore, invita la verità, alzati e servili, perché tu possa imparare come vivere. Oggigiorno la sofferenza di tutta la gente è causata dalla forza del loro intelletto. Il loro intelletto assomiglia ad un cavallo selvaggio. Tutta la cultura odierna serve ad esercitare ed educare l'intelletto umano. L'uomo deve essere consapevole di essere in relazione con milioni di intelletti sulla Terra e nell'aldilà. Se questo rapporto è giusto, anche i risultati della sua vita saranno positivi. Nell'universo il pensiero è il fattore più potente. Ciò che è la luce per il mondo fisico, così è il pensiero per il mondo spirituale ed intellettuale dell'uomo. I pensieri dell'uomo saranno conformi all'humus del suo cervello. Ogni pensiero ha un suo aspetto che può avere il carattere della pecora, del lupo, dell'orso, della volpe, del serpente, del ragno, della formica, e tutti questi aspetti sono qualità che modellano il suo carattere. Voi dovete pervenire al pensiero che genera luce. E qual è il pensiero che genera luce? Il pensiero giusto. Aum è una parola dello spirito. Se cantate questa parola che appartiene al suo linguaggio, egli vi sentirà e vi aiuterà, perché capisce e sa ciò di cui avete bisogno. Lo spirito non è una cosa visibile che potete afferrare. Voi siete immersi nello spirito. La forza, la potenza, lo spazio, la luce, il calore, tutte le virtù, tutto ciò che è nel mondo, compresi i segreti per la scoperta dell'universo, sono dovuti allo spirito. Lo spirito è l'unione di esseri elevati che sono vissuti per milioni di anni preparando metodi di lavoro. Noi dobbiamo avvalerci di questi metodi. Lo spirito è ciò che vi è di più sublime, di più puro, di più sacro.
ed in questa santità lo Spirito porta le condizioni per una ragionevole vita umana. Io adopero questa parola ragionevole, ma ne userei anche un'altra. Nel più largo senso della parola, quando uno porta in sé la vita ragionevole, la sua vita è simile a quella di un musicista e di un poeta. È sempre allegro, la pace regna nella sua anima. Il mondo non lo preoccupa, nulla è in grado di turbarlo. Egli sorvola le piccolezze, si ferma solo davanti all'eccelso che Dio ha creato. È la materia che assimila le cose creando l'onere delle idee. Molte idee sono contenute nella materia e si moltiplicano sempre nella materia. Se non ci fosse la materia, non si potrebbe creare la forma. È la materia che riveste lo spirito, rendendolo comprensibile, ed è lo spirito che valorizza la materia, che a sua volta dà la possibilità allo spirito di manifestarsi in qualche forma. Chi è sapiente si fa un abito coi raggi del sole. La lana, gli alimenti, tutto ciò che è dato dal sole. Il sapiente non ha bisogno di denaro per nutrirsi. Non viene a diverbio con nessuno, perché non ne ha motivo. Non dobbiamo osservare il sole, ma dobbiamo ricevere e lavorare ciò che ci dà. L'energia del sole è necessaria al cervello, ai polmoni, allo stomaco e al corpo dell'uomo. In questa energia è nascosto il senno. Devi sapere sempre quando sorge il sole, per essere sveglio, uscire ed accoglierlo. Il primo raggio del sole è potentissimo e meraviglioso. È sufficiente riuscire ad afferrarlo una decina di volte durante tutto l'anno, ma perché tu possa sentirlo veramente, nulla deve distogliere la tua attenzione. Un giorno noi saremo in grado di capire questo sole in cui si manifesta Dio, in cui Dio vive ed emana luce. Oltre al sole che vediamo, esiste un altro sole, il sole divino, che non tramonta mai. Per i grandi iniziati, la giornata è eterna. Il sole non tramonta mai per loro. Lo vedono ovunque e così pure la terra da ogni parte. La materia è trasparente per loro. Sotto l'influsso del sole si sveglia la coscienza cosmica dell'uomo. È il sole che sveglia il pensiero dell'uomo. Il sole è un essere vivente collettivo, dotato di una coscienza cosmica. Nel sole è il pensiero. Quando nell'uomo si sveglia questa coscienza cosmica divina, il sole comincia a curarsi di lui, ed allora l'uomo è sano e vive a lungo. Le quattro direzioni del mondo indicano le qualità che ogni uomo deve acquisire. L'est è la qualità della giustizia, l'ovest del buon comportamento,
il nord della verità e della libertà, il sud del bene e del benessere nel mondo. Fra la giustizia, il buon comportamento, la verità e la libertà, nonché il benessere, esiste un'armonia interna che gli uomini soltanto adesso cominciano a studiare. La giustizia non può manifestarsi senza la verità e così pure la verità senza il bene. L'uomo comincia con la giustizia, cioè col movimento. La misura che vi deve servire da base è la seguente: se volete che la gente si comporti bene con voi, anche voi dovete comportarvi nello stesso modo con la gente. A questo punto potrebbe sorgere una domanda: perché il mondo è ordinato in questo modo? Allora proponete voi un programma come organizzare il mondo in un modo più interessante. Componete un dramma in cui non vi siano sofferenze, in cui i protagonisti non si innamorino, non soffrano, pensino soltanto a mangiare e bere, se ne stiano immobili come mummie, come statue di cera, guardandosi senza pianti, senza discorrere fra di loro. Che piacere avrebbe allora la vita? Voi vi indignate che le cose non vanno come voi vorreste. Allora vi chiedo: che cosa c'è di male nel pianto? Quando uno piange è segno che soffre, e se soffre vuol dire che è vivo. Se uno piange ha un cuore, ha sentimenti. Ad ogni sofferenza, se viene vissuta in modo giusto, segue una nuova luce, una nuova conquista. Le sofferenze nobilitano l'intelletto, il cuore e il corpo di chi soffre. Tutti soffrono, sia le anime nobili che quelle mediocri, ma le anime nobili soffrendo si elevano, mentre le anime mediocri abbruttiscono. L'anima umana anela alla bellezza. L'uomo la cerca in ogni luogo. La bellezza non è una qualità fisica. La bellezza non appartiene né al mondo fisico né al mondo spirituale, ma è tramite essi che si manifesta. La bellezza è un patrimonio del mondo divino. Nel mondo fisico è effimera, nel mondo spirituale è duratura, mentre nel mondo divino è eterna. La bellezza non nasce spontaneamente, è un processo organico interno, la conseguenza dell'unione armoniosa fra la bontà, il pensiero e la volontà umana. L'uomo deve raccoglierla in se stesso e trovare la parte bella in ogni cosa. La bellezza è una forma esterna, il lato esterno della purezza, mentre la purezza è interna, spirituale. Dite di dover modificare il mondo. Non dovete modificarlo, perché voi siete il mondo. Per poter fruire della natura dobbiamo possedere una vita esterna ed interna. La vita esterna si esprime col movimento, mentre l'interna col pensiero, col sentimento e con l'azione. Ogni nostra azione esterna esprime un atto che si realizza nell'interno del mondo spirituale. Se non sapete come mettere piede a terra, come camminare, come muovervi, perdete tutte le condizioni che avete acquisito dall'aria e dai cibi. Dall'andatura di una persona si capisce che un poco di buono e che farà una brutta fine. Fate attenzione come si muovono gli animali e gli uccelli. Le vostre mosse devono essere graziose, fluide, naturali e plastiche.
È importante con quale piede vi alzate al mattino dal letto. È importante con quale piede vi avviate al lavoro. Se muovete le mani lentamente o velocemente, che sguardo avete? Un'infinità di disgrazie vi capitano appunto perché non avete fatto caso a queste cose importanti. Muovendo le mani, toccando, voi siete in grado di curare, ma anche di mutilarvi, se non siete pratici. Cercate di avere dei movimenti graziosi e plastici, coscienziosi, per poter congiungervi in modo saggio con i flussi e riflussi dell'energia cosmica, cioè con l'energia cosmica che scorre via e defluisce. Il divino vince sempre, mentre l'umano può essere vinto sempre. È una legge incontestabile. Oggi nessuna scienza si può edificare sulla persona. La scienza, la filosofia, la chimica, la fisica, la biologia odierna, nonché la teologia e tutte le altre branche sono state degenerate dall'uomo. Nella personalità si nasconde ciò che vi è di più riprovevole. Essa è espressione di egoismo, di servilismo, di timore, di frode, di menzogna. La persona umana è permeata da tutte le qualità negative che esistono nel mondo. Questa è la personalità. Io non intendo l'io, l'uomo, la coscienza, ma la personalità. Soldi. Non si parla che di soldi. Tale è la personalità dell'uomo. Ma nel mondo non si manifesta soltanto la personalità. Insieme alla personalità si manifesta anche l'anima saggia dell'uomo. Di conseguenza, essa trasforma le azioni egoistiche in bene. Ciò è dovuto all'anima umana che lavora incessantemente per il bene nel mondo. Tutto l'universo canta, il sole, la terra, le stelle, tutti cantano. Viviamo in un'epoca in cui la nostra terra e tutto il sistema solare stanno uscendo dall'oscurità dell'ignoranza e si avvicinano ad una nuova costellazione chiamata dalla scienza occulta Alfiola, che per adesso è invisibile. Questa è una delle potenti costellazioni in cui la nostra terra si trasformerà e così pure i nostri corpi. La nostra mente e il nostro corpo subiranno un cambiamento mai visto prima. Cristo è venuto da quella costellazione per insegnare alla gente i metodi e i principi della vita saggia. Ogni nuova epoca comincia con un ritmo nuovo. Un nuovo ritmo sta entrando nella vita. Il divino si sta facendo strada ovunque. L'onda che si avvicina ci solleverà ad un grado più alto ed insieme a noi tutti i minerali, le piante e gli animali. Tenete bene in mente, non ci sarà una seconda ondata come questa. Se rimarrete immobili, allora le condizioni saranno più dure. Finché uno vive solo per se stesso, le condizioni della sua vita sono limitate. Quando vive per il prossimo, le sue condizioni si arricchiscono. Quando arriva a capire l'essenza della vita, a realizzare le leggi divine, allora entra nella vita integrale che abbraccia tutto. I rapporti che mantenete fra di voi risalgono al lontano passato. Se seguite questa filosofia, tutti i problemi controversi si risolvono d'un colpo. Ogni persona, secondo lo stato d'animo in cui si trova, crea intorno a sé un'atmosfera speciale, delle vibrazioni specifiche che la persona sensibile è in grado di percepire subito. Se le vibrazioni sono discendenti, la gente comincia gradualmente ad evitarla. Non appena
solleva il suo stato d'animo, anche le sue vibrazioni ascendono e la gente riprende ad amarla. Le persone malinconiche, cupe e disperate di solito sono sole, perché le vibrazioni sono discendenti. Quando uno studente viene bocciato agli esami, lo stato d'animo va talmente giù che persino le persone che gli sono più vicine cominciano ad evitarlo. Per la stessa ragione, gli ammalati evitano gli altri infermi temendo di essere contagiati. A tutti piacciono le persone sane, piene di vita e forti, perché da loro si può ricevere qualcosa. Tutti cercano la sorgente montana, perché attingono alle sue acque pure e cristalline. Stabilite rapporti con le anime con le quali vi sentite in armonia. Quando l'uomo lascia la terra, l'unica cosa che porterà con sé sono tre atomi. Uno che porta la ricchezza del suo intelletto, un altro che porta la ricchezza del suo cuore ed il terzo che porta la ricchezza della sua volontà. Pensate a quale sarà la sua ricchezza. Un atomo viene calcolato ad una 25 milionesima parte del millimetro. Ciò significa che dovete dividere il millimetro in 25 milioni di parti e prenderne una sola. Con questi tre atomi, con questa ricchezza, entrerete nell'aldilà. Che cosa farete con questi atomi? Ma un atomo contiene tanta energia da poter far girare la Terra per migliaia di anni. Quanta intelligenza per aver saputo comprimere questa enorme energia in uno spazio tanto piccolissimo. Oggi è il giorno in cui dobbiamo preparare il più bel regalo dell'amore divino. Oggi è il giorno in cui dobbiamo preparare il più bel regalo della saggezza divina. Oggi è il giorno in cui dobbiamo preparare il più bel regalo della verità divina. C'è forse qualcosa di più bello di questi regali? Il giorno in cui prepareremo il più bel regalo dell'amore spunterà il nuovo sole. Il giorno in cui prepareremo il più bel regalo della saggezza, il sole sarà nel suo zenith. Il giorno in cui prepareremo il più bel regalo della verità, il sole non tramonterà più e splenderà in eterno. Noi realizzeremo la volontà divina, diventeremo figli di Dio, andando di gloria in gloria. Che cosa rappresentano l'amore, la saggezza e la verità? L'assoluta soddisfazione. Come cambiare l'insoddisfazione in soddisfazione? Gioite della ricchezza altrui come se fosse vostra. Gioite del sapere altrui come del vostro sapere. Gioite delle capacità altrui come se fossero vostre capacità. Gioite del benessere altrui e voi guadagnerete tutte queste cose. La causa primordiale di tutto, dopo aver ragionato a lungo, ha finalmente creato un mondo perfetto, dotato di grandi beni, che tutti si aspettano di ricevere. Come potete trovarli? Ragionando e studiando.
se tutti siano grati di ciò che hanno ricevuto da Dio, non ci saranno discordie. Se la gente esprime sempre la sua gratitudine, riceverà molti beni e potrà svelare molti segreti. Non è questione di lasciar trascorrere la vita. La vita deve essere vissuta con profitto. Ecco perché, dico io, esistono le scuole divine, perché la gente sappia come vivere, per poter trarre profitto dalla vita. Se non sei in grado di apprezzare la vita terrena, come potrai apprezzare quella celeste? Sta venendo un nuovo sapere, una nuova cultura nel mondo. Io la chiamo cultura dell'amore, della saggezza e della verità divina. Questa cultura insegnerà alla gente come vivere. La vita vecchia è pianto, mentre la nuova è allegria. La vita vecchia simboleggia le radici, mentre la nuova i rami. Il periodo della mancanza d'amore sta per finire e subentra quello dell'amore. Chi sveglia l'uomo? Colui che si prende cura di lui. La madre sveglia il bambino e si prende cura di lui. Dio sveglia l'uomo e si prende cura di lui. La questione riguardo a Dio non è questione di fede, ma di esperienza. Un uomo ha 12 corpi, ma attualmente ne funzionano solo 4. Gli altri 8 corpi sono ancora in germe. Si manifesteranno in futuro. Quando entrerete nel mondo spirituale, si manifesteranno altri 4. Quando poi entrerete nel mondo divino, germoglieranno gli altri 4. Lo Spirito Divino ci ha modellati nel corso di migliaia di anni e ci ha dato un organismo che ha gambe, braccia, cervello, cuore e così via. Se nella vita non siamo in grado, con le nostre forze, di controllare il cervello, il cuore, i nervi, le arterie, l'intero organismo, comprese tutte le cellule che vi si trovano, che cosa possiamo aspettarci? Al mattino vi alzate senza pensare al vostro corpo. Rivolgetegli una preghiera, indirizzategli il vostro pensiero. Pensate a tutte le vostre cellule che compongono il vostro cervello, il vostro stomaco. Rivolgete il vostro pensiero a tutti gli esseri viventi che lavorano nel vostro corpo e rivolgete loro una benedizione come un buon padrone fa con i suoi servi. Incitateli, infondete loro forze per farli contenti. Parlate loro perché sono in grado di capire tutto. Esiste una legge divina che li dirige. Stimolateli, sono degli esseri coscienti. Siate ragionevoli, premurosi verso di loro. Conversate con loro come un buon padrone. Ogni cellula umana contiene tanta energia da essere in grado di spostare di un metro l'asse della Terra. Che forza potrebbe avere l'uomo se tutte le cellule del suo organismo fossero in accordo e in armonia? Oggigiorno la gente usa la propria forza più per distruggere che per costruire. Se la forza del pensiero venisse indotta a lavorare soltanto per creare e costruire, quali enormi risultati si avrebbero? Il fiore libera profumo, le foglie cadono, rimane soltanto il piccolo seme del frutto. Dove sono finiti la gemma e il fiore? Tutto è nel frutto. La gemma è la prima fase. Nel frutto è il seme. Così è anche la vita umana. Thank you.
Chi non conosce le profonde ragioni del supremo mondo organico non è in grado di conoscere l'attività dello spirito umano che lavora con determinate tavole matematiche create ancora prima dell'eternità stessa e che costituiscono l'immutabile matematica divina in base alla quale è stato costruito l'immenso universo attuale, universo in cui tutti i movimenti sono fissati rigorosamente e ragionevolmente. Ogni persona è creata da una particolare specie di materia. Secondo la scienza occulta, la materia di cui l'uomo è stato fatto inizialmente non è presa soltanto dalla nostra Terra. La materia dell'uomo cosmico contiene una particella presa singolarmente da tutto l'universo, da tutti i soli e i pianeti, e tutte queste particelle messe insieme formano il nostro corpo attuale. Che un uomo possa nascere dallo spirito è un nuovo modo di pensare della coscienza umana. Lo spirito divino vuole liberarci da tutti i nostri affanni, pene, angosce, dalle nostre preoccupazioni per il futuro, dal dubbio che ci aspetta l'inferno o il paradiso, problemi che sono tutti insignificanti. La cosa più importante in questo mondo è amare chi ti ama. L'unico essere che ti vuole veramente bene è lo spirito, il divino, che può parlarti da ogni luogo, dagli alberi, dai fiori, dal sole, dalla gente, dagli animali. Allora ovunque tu sia, ti sentirai cittadino dell'universo. Nel mondo c'è qualcosa di veramente grande, nel cui aiuto l'uomo deve confidare. La difficoltà perdura fino a quando questo grande principio si rivela all'uomo. Quando la grande provvidenza divina si rivela all'uomo, egli ormai è in grado di comprendere il verso del Vangelo che dice: «Non può cadere neppure un pelo dalla testa dell'uomo senza la volontà divina». Finché non arriverai ad avere questa coscienza, potrai perdere anche tutti i capelli. Qualunque male vi affligga, cercate aiuto respirando profondamente. Non esiste malattia che non possa essere curata con la respirazione. Quando soffrite, respirate e cantate. Nel mondo invisibile, tutte le note sono degli esseri viventi. Il Do è una nota specifica solo di determinati esseri ragionevoli. Il Re è una nota di altri esseri e così via. Quando cantiamo la scala musicale, noi entriamo in contatto con questi esseri. Appena cominciamo a cantare, compaiono e noi discutiamo con loro. La musica è una gran forza. La musica è il migliore conduttore delle forze divine. Le grandi preoccupazioni della vita odierna e la rapidità con cui si alternano le disposizioni positive e negative depositano notevoli sedimenti di tossicità. Ecco perché la musica viene usata come un antidoto. L'uomo è creato musicalmente. Il canto è una corrente molto potente che purifica l'organismo intero, ma soltanto quello che riesce a far cantare ogni fibra, ogni cellula del corpo. Durante il mese di maggio tutta la natura canta, cantano gli uccelli, il profumo dei fiori è canto. La vita è un girotondo.
Idis gre Božia ta radost i Božje to veselje v našite srca. Da prebade Božja mir i da izgre Božja ta radost i Božje to veselje v našite srca. Da prebade Božja mir i da izgre Božja ta radost i Božje to veselje v našite srca. L'uomo è qualcosa di veramente grande. Se voi foste in grado di capire l'uomo, se aveste fiducia in lui, ma non in quello che si manifesta esternamente, potreste comprendere quanto sia veramente grande. Poiché ciò che si vede esternamente è espressione soltanto di certi pensieri, sentimenti ed azioni. L'uomo non è ciò che si pensa oggi di lui. Non è soltanto un essere materiale che cessa di esistere dopo la morte. Ciò che muore non è l'uomo. Se l'uomo sparisse veramente con la morte, allora sarebbe superfluo filosofeggiare tanto riguardo a lui. In tal caso, egli sarebbe un oggetto, un automa che un domani si ridurrà in polvere. Che l'uomo sia destinato a morire e che sparirà per sempre è la più grande menzogna diffusa nel mondo. C'è qualcosa nell'uomo che non muore, sia in questo che nell'altro mondo. Ciò che non muore, che non si decompone, ciò che non sparisce nel nulla è l'uomo. Quando parliamo dell'uomo, noi ci riferiamo all'anima. L'uomo è un'anima vivente che possiede tutte le possibilità della vita eterna ed immortale. Quest'anima possiede tutte le capacità, tutti i metodi per un lavoro interno e li deposita nel cervello e in tutto il corpo tramite il quale si manifesta. Ci sono diversi gradi di uomo. Dicendo uomo, noi non intendiamo soltanto quell'essere che vive sulla terra. L'uomo non esiste soltanto sulla Terra e non soltanto nel Sistema Solare. Egli popola tutto il Sistema Stellare, tutti i soli, pianeti. I pianeti e i soli sono abitati da esseri dotati da diversi gradi di intelligenza. Il loro corpo non ha nessuna importanza. Sono degli esseri saggi ed appartengono ad una stessa razza umana. Questa razza si va sviluppando gradualmente. Molti degli esseri umani che si trovano negli altri sistemi sono di gran lunga più avanzati dell'uomo, perché sono usciti prima dalla grande sorgente primordiale della vita. La loro saggezza è talmente grande che la nostra cultura, rispetto a quella del pianeta Sirio, ad esempio, è ancora in fasce. Gli uomini di oggi rispetto agli esseri di Sirio non sono neppure bambini. L'uomo però è un perenne viaggiatore. La Terra non è stata e non sarà la sua unica dimora. Ogni uomo, ogni anima umana è un elemento primordiale del grande uomo cosmico. Come tale, egli occupa un posto rigorosamente fisso nella natura vivente ed ha un ruolo ben determinato. Senza l'uomo, l'universo non può manifestarsi nella pienezza della sua armonia. Ecco perché anche ogni uomo che è sulla Terra ha un suo compito preciso. La vita è impossibile senza l'uomo. Che nel mondo ci siano tanti milioni di persone non è un fatto casuale. Yeah.
Voi volete sapere perché siete venuti sulla terra? Ve lo dico, per manifestare l'amore divino, per manifestare la saggezza divina, per manifestare la verità divina, per manifestare la giustizia divina, per manifestare la virtù divina. Siete venuti per manifestare tutte queste virtù, per manifestare tutto quello che l'eternità ha depositato nelle vostre anime. E ponete bene in mente che la predestinazione dell'uomo è qualcosa di veramente grande. L'uomo è creato per governare tutti gli esseri, per ordinare tutti gli elementi della terra. Egli deve diventare un buon padrone, ma potrà diventarlo soltanto quando comprenderà ciò che Dio ha riposto in lui. Egli deve conoscere i suoi corpi, i suoi vestimenti. Egli deve conoscere la materia primordiale in cui opera il suo pensiero. Oggi anche Cristo vuole essere aiutato da uomini che sanno costruire conformemente alle regole della scienza divina, uomini nelle cui menti sia data la priorità al benessere del regno divino. Quando Cristo scese sulla terra, egli lo fece solo per aiutare le anime umane, poiché ogni anima che è scesa sulla terra ha un compito fondamentale che deve risolvere da sola. Nulla è impossibile per l'anima umana che vuole elevarsi. Quest'anima è forte grazie al suo legame con le sue anime gemelle. L'arte della vita terrena consiste in ciò: finché l'uomo è sulla terra in questa piccola forma fisica, deve entrare in contatto con le anime degli altri uomini. Questa è la chiave del successo. L'amore anche di una sola anima è in grado di sorreggervi nelle difficoltà della vita. Quando poi le anime che indirizzano il loro amore verso un uomo sono molte, egli può diventare tutto quello che desidera: poeta, pittore, musicista, studioso. La forza dell'amore è veramente potente. Dunque ricorda, tu sei anima, non corpo. Tu sei un'anima concepita un tempo nello spirito divino, concepita nell'amore. Ora la tua anima è ormai un bocciolo che è in attesa di poter sbocciare. Concentra su questo bocciolo la tua coscienza, perché è uno dei momenti più sublimi della tua vita. Allora tu ti aprirai per il potente sole che illumina l'intero mondo divino. Nel mondo c'è un solo maestro. Uno solo è il maestro che porta il vero sapere. Egli si manifesta in diversi aspetti nella vita, ma in sostanza è uno solo. Se l'uomo riesce a trovare uno dei momenti in cui il maestro si manifesta, in quell'attimo troverà anche se stesso. Solo Dio può essere maestro nel mondo. E quando Cristo dice ai suoi discepoli: uno solo è il vostro padre,
intende dire il grande, l'unico maestro. Dunque, il grande maestro nel mondo è uno solo, benché si manifesti in diversi aspetti. Ve l'ho già detto e ritorno a ripetervelo. Uno solo è l'uscibile, una sola è la luce. Ma l'uscibile non viene solo da una parte e la luce non entra solo da una finestra. Incalcolabili sono le vie del sapere e incalcolabili sono le finestre della luce. Ma voi chiederete, come possiamo riconoscere un maestro? Riconoscere il maestro è un processo puramente spirituale. La concezione del maestro è rigorosamente determinata nella natura viva. Maestro è solo colui in cui non esiste nessuno sforzo, egli è forte ma non usa la violenza. Maestro è soltanto colui che non conosce la menzogna, il suo eccelso senno esclude qualsiasi menzogna. Maestro è solo colui che non conosce il male, la sua bontà esclude ogni male. Quando in un uomo c'è violenza e menzogna, il male, non può essere maestro. L'uomo è ancora un discepolo. Questo è il modo più semplice e accessibile per precisare il concetto di maestro e di discepolo. La presenza del maestro è rivelata dal fatto che egli porta vita, luce e libertà. Perché può essere maestro soltanto colui che vive ed opera seguendo le leggi dell'amore, della saggezza e della verità. Chi non osserva queste leggi è ancora un discepolo. L'amore del maestro è provato, non ha bisogno di essere approvato. Il sapere del maestro è provato, non ha bisogno di essere approvato. La purezza del maestro è provata, non ha bisogno di essere approvata. E forse è riuscita la gente a riconoscere Cristo quando è venuto 2000 anni fa? Ed oggi stesso egli è riconosciuto? Quando la verità verrà nel mondo, non indosserà abiti regali ma modesti. Anche Cristo è apparso così 2000 anni fa, in un modesto aspetto in cui gli uomini non hanno saputo riconoscerlo. Ma tali sono le leggi di questo mondo. Sotto questa modesta veste, in apparenza uomo, come tutti gli altri, persino i suoi discepoli non lo riconoscevano pienamente. Soltanto tre di loro sono riusciti a vedere nella trasfigurazione di Cristo il suo volto, cioè la sua parte interna. L'hanno visto e conosciuto in quella luce interna, tale quale era fra gli angeli, ma perché un uomo possa vedere Cristo, il suo intelletto, il suo cuore, la sua anima ed il suo spirito devono essere come quelli di Cristo. Tutti quelli a cui Cristo è apparso prima che raggiungessero questa perfezione cadevano con la faccia a terra. E che cosa può vedere un uomo caduto a terra? Si deve bere dalla pura sorgente, non dal fiume dove le acque sono torbide perché contengono molte impurità. Segui la via che porta a questa sorgente. La via è alquanto ardua e lunga, ma in compenso ti disseterai alla sorgente bevendo un'acqua viva che rinfrescherà in eterno il tuo intelletto e il tuo cuore. Nel mondo esiste un consiglio di scienziati che una volta all'anno si riuniscono per discutere diversi problemi scientifici. Il sapere di questi scienziati per quel che concerne la Terra, il suo passato e presente, di gran lunga supera quello di tutti gli studiosi odierni che rappresentano la scienza ufficiale. Ma in quanto al futuro della Terra, neppure loro sono in grado di esprimersi in merito. Avanzano solo delle ipotesi. Oltre a questo consiglio di eruditi su questa terra, sul Sole esiste un altro consiglio di grandi iniziati che conoscono con precisione non soltanto il passato ma anche il futuro del nostro pianeta. Ma sia il primo che il secondo consiglio sono semplicemente organi di quel grande organismo universale di esseri perfetti e molto elevati che costituiscono la grande fratellanza universale. Quando noi parliamo della grande fratellanza universale, intendiamo quella gerarchia di esseri saggi
che hanno concluso la loro evoluzione milioni e miliardi di anni prima degli uomini ed ora dirigono il cosmo intero. Lo dirigono perché loro stessi hanno partecipato alla sua creazione, guidati direttamente dall'eccelso spirito divino. E se si considerasse la struttura intelligente dell'universo intero con tutti i suoi sistemi galattici, con tutti i suoi innumerevoli soli e pianeti, e se si prendesse persino in considerazione quella meccanica superiore e perfezione tecnica con cui la Terra è costruita, si potrebbe concludere quanto sia stato potente l'intelletto e lo spirito di questi geniali artefici che hanno lavorato per realizzare il piano divino dell'universo. Questi esseri, secondo il grado del loro sapere e sviluppo e secondo l'incarico che adempiono, sono ordinati in una scala gerarchica, in una scala organica, i cui gradi sono noti col nome di Serafini, fratelli dell'amore, Cherubini, fratelli dell'armonia, Troni, fratelli della volontà, Dominazioni, fratelli dell'intelligenza e della gioia, Virtù, fratelli del moto e della crescita, Potestà, fratelli delle forme esterne e delle arti, Principati, fratelli del tempo, dello stato e del ritmo di sviluppo, Arcangeli, fratelli del fuoco e del calore, angeli, portatori della vita e della vegetazione. Le anime umane elevate occuperanno l'ultimo, il decimo grado. Tutti insieme rappresentano il grande uomo cosmico. Così ha lavorato, lavora e continuerà a lavorare nel mondo la grande fratellanza universale. E continuerà a lavorare finché l'amore indivisibile, la saggezza e la verità indivisibili abbracceranno tutta l'esistenza. Allora ogni flusso vitale osannerà Dio in santa pace ed armonia.